Buondì, ed eccoci qua con Mario Ultrastelle, parte 3. Il mio controller è connesso? Sì, andiamo. Allora, siamo all'inizio di una nuova di una nuova area, si chiama Deserto di Sto Cactus. È da questo che possiamo capire che è una hack italiana. La prima missione è Rettangoli di Legno. Bene. Benvenuti! Come va la vostra giornata? Che fate di bello? Allora, rettangoli di legno. Andiamo a cercare i rettangoli. Allora, questa è la terza parte. Ci sono, se non sbaglio, 48 stelle in questo gioco. Mi aspetto che questa sia la penultima parte. Sto cactus. Che fate di bello? Cosa giocate? Perché personalmente in questi giorni sto giocando a Pokémon, sapete? E Sonic. E questi due giochi hanno cose in comune. Pokémon scarlento e violento e pensavo che fossero sabbie mobili. E Sonic Frontiers. Per esempio hanno in comune il fatto che sono entrambi open world. Hanno in comune il fatto che sono entrambi incompleti. Dove sto andando? Ah, fate il giro. Sono entrambi giochi, vero? Anche questo è obiettivamente vero. Hai fatto la tua prima run di Hollow Knight True Ending l'altro giorno. Com'è andata? Dobbiamo parlare delle recensioni utente di Scarlento, vero? Allora, se non sbaglio, tipo... No, in realtà mi stavo pensando a Sonic, no? Che c'è stato tipo quel video di Danky che ha fatto delle critiche sul gioco, incoraggiando velatamente di mandare critiche... di mandare recensioni negative. Ma qua parliamo di Pokémon. Chat, qual è attualmente la media di Pokémon su Metacritic? La media ufficiale immagino che sia tipo 76 ancora. E invece quella del pubblico? Puoi scendere a 1,20, hai fatto 1,40. E dai, è una buona durata per una run. È un po' come Mario 64 a 70 stelle. Dove sto andando? Sto facendo il giro, probabilmente qui. Ok. 2,9, wow! La media del pubblico è 2,9. Hanno entrambi in comune che se mangi la cartuccia vomiti, vero? Onesto, sì. Invece Sonic quanto ha di media? Perché sono molto simili come punteggio, per ragioni molto diverse. La critica è 77 per ora, che è comunque la più bassa di sempre per Pokémon. Telecamera! Va tutto bene. Ah, non voleva fare review bombing, gli faceva ridere che avesse una media più alta di giochi oggettivamente migliori. Ok, ha senso. Ma mi aspettavo una cosa simile, tipo... Non mi aspettavo che avesse detto davvero, andate a fare review bombing. Comunque io ci sto giocando in questi giorni a Pokémon... suppongo che sia la prima volta che ne parliamo in chat, che ne parliamo, diciamo, in uno stream. Perché l'ultima volta che ho fatto uno stream da solo è stata prima che uscisse Pokémon. Questo è il primo stream da solo che faccio, da qualche giorno a questa parte. Perché poi c'è stato appunto Pokémon con Yoto World, c'è stato Mario Party due volte. Quindi è la prima occasione per parlarne veramente. Dove sto andando? Qui... Sonic Frontiers a 8,3, wow, è alto! È alto, sinceramente. Ok, mi sono perso. Cioè, ci sta, non voglio dire che è troppo alto. Dico solo, ehi, è alto. Ok, sto andando qui. Bene. Riuscirò totalmente ad orientarmi qua, tranquilli. Non c'è niente! Non c'è niente lassù. Uno non è piaciuto alla critica, è piaciuto ai fan, e uno è piaciuto alla critica e distrutto dai fan. No, in realtà per la critica sono simili. Anzi, diamo un'occhiata. Scusate se interrompo. Ehi, un attimo. Allora, Metacritic, scusate l'interruzione. Allora. Sonic Frontiers. Lasciami in pace! Devi morire, devi morire. Ok. Allora, Sonic Frontiers attualmente ha
Ok, 73 su PlayStation, su PC, 79 su PS4, non ce l'ha. Su Switch 72, beh, siamo là più o meno, siamo là. Ma comunque, sinceramente credo che sia un gioco migliore... No, no, non ne ho idea, sinceramente quello è migliore. Posso dire con quale mi sto divertendo di più? Anche se questo è pure complicato. Credo che sia genuinamente divertente controllare Sonic in Sonic Frontiers. C'è qualcosa di buono nel movimento di Sonic. È janky, è un po' rotto, ma è piuttosto divertente. Cosa che non posso dire di certo di Pokémon. Però Pokémon ha l'open world migliore. E in generale ha meccaniche buone di combattimento. I bug di Pokémon sono più divertenti, sì. Purtroppo, o per fortuna, non siamo in uno di quei casi di giochi di Sonic che sono, tipo, completamente rotti. Oh, forse è qua che devo andare. Il gioco è sorprendentemente poco buggato. Questo non vuol dire che sia buono. C'è molto jank, però non ci sono veri e propri bug gravi. Mentre Pokémon... Mentre Pokémon ha bug terribili. Ah! Va tutto bene, va tutto bene. Va tutto bene, non so dove sto andando, ma va tutto bene. Potrei prendere quella stella lì? Oppure salire qui, credo. Io salvo. E provo a salire qui. C'è un gap. E là torna arcobaleno, Bondi. Non hai ancora beccato un bug su Pokémon. Allora, dipende un pochino anche dalla definizione di bug. Perché Pokémon è pieno di piccoli bug visivi. Del tipo cose che appaiono e scompaiono, carta che si teletrasporta sul pavimento. È pieno di piccoli bug di quel tipo. Bene, andiamo in quell'altra stella. Ma appunto diciamo che non ci sono... I bug, diciamo quelli più gravi, sono un pochino più difficili da trovare. Il gioco a volte crasha. Cyber Pokémon 2077, sì. A volte crasha. E abbiamo visto un crash proprio in diretta. La prima volta che ci abbiamo giocato con Yoto World. È crashato per Magister, se non sbaglio. Ok, prendiamo questa stella! Va bene, va tutto bene. Basta lasciare il gioco aperto per molto, sì, è un memory leak. Finisce per crashare. L'ho visto succedere anche in un altro stream. È un po' rotto. A parte poi vari piccoli bug visivi del tipo... personaggi che si allungano all'infinito. Vai! Ok, dai, presa. Non credo che fosse quella la prima stella, ma dai, va bene così. Dove sono? Salvo. Devo andare qui. Saresti passato volentieri per giocare a Mario Party, ma non avevi voglia. Ci sta. Ma comunque faremo anche altre partite a Mario Party. Mario, entra! Faremo anche altre partite a Mario Party. Rettangoli di legno. Comunque, rinnovo la domanda. Per chiunque magari è arrivato dopo nello stream. Se volete, parlate pure di quello che fate ultimamente, di quello che giocate. Come va la vostra giornata, che fate di bello. Anche Mr. Kane sta commentando. Si parla di Pokémon in questo mondo alternativo quando in un altro sito si parla di Mario Odyssey con bug altrettanti. Siamo così fortunati che la serie di Mario invece è diversa, perché non è così scontato, sinceramente. La giustificazione di Pokémon è che una serie multimilionaria ha così tanto merchandise e devono fare giochi in continuazione, no? Per continuare a vendere. Fanno nuovi giochi, così ci sono nuovi Pokémon, così ci sono nuovi pupazzi, nuove carte, e tutta la macchina va avanti. Mario entra. Ma lo stesso si potrebbe dire di Mario, cioè non è che è una giustificazione, quella è una spiegazione, ma non una giustificazione. Perché Mario invece tu puoi chiederti, perché non fanno un Mario ogni anno? E per un po' l'hanno fatto con il New Super Mario Bros, infatti la qualità ne ha risentito parecchio. Ma ora abbiamo invece, tipo, un gioco ogni... Beh, sinceramente i giochi mainline di Mario, l'ultimo è del 2017, 5 anni fa. Tra poco 6.
Quindi è una buona quantità, sinceramente, per sviluppare bene un gioco. Basta, rompere quel blocco! Fanno un gioco l'anno, ma la qualità ne risente moltissimo. Per Pokémon sì. Per Pokémon davvero, anche più di uno all'anno, perché Legend Arceus è di quest'anno. Si sente. Si sente molto che sono sia Arceus che Scarlatto e Violetto ne risentono. Oh mio Dio. Sono due giochi completi che se sviluppavano magari un pochino più a lungo potevano fare un solo gioco molto buono. Invece sono due giochi mediocri. Ok, andiamo qui. Va tutto bene, va tutto bene. Va tutto bene. Va tutto bene. Ecco qua, ecco qua. Buondì Legomar, come va? Ti stai divertendo con Scarlatto, ma ci sono troppe cose che ti aspetteresti da un gioco del 2015, non 2022. Sinceramente anche 2006. Ma la mia opinione è uguale. Io mi sto divertendo. È mediocre, ma mi sto divertendo. E posso dire lo stesso appunto per Sonic, no? Sono due giochi incompleti, due beta test, due early access. Cosa? Il cactus brucia. Sto cactus brucia. Ma solo da questo lato, va bene. Quindi, due giochi sinceramente abbastanza mediocri, con grossi problemi, ma che comunque alla base sono divertenti. Non posso dire che non mi sto divertendo con Pokémon. Anzi, che poi è un caso strano Pokémon, perché tipo ha 2 ore e mezza di tutorial, di esposizione della storia, e poi ti lascia libero. E quando ti lascia libero è davvero divertente andare in giro. Ci sono dei problemi, per esempio il fatto che ti fa partire tipo da metà... nella metà inferiore della mappa, invece di farti partire al centro come per esempio Zelda, no? Non voglio fare sempre il paragone con Zelda, ma è una cosa banale, una cosa semplice, del tipo Zelda ti fa partire al centro, quindi puoi andare dove vuoi, che è buono. Pokémon invece ti dice no, devi partire dal basso. Devi andare o a destra o a sinistra. Quindi sei un pochino limitato. Poi il sistema di battaglia è lento, lento, lento. Insomma, ci sono vari problemi. Ma mi sto divertendo. L'anno prossimo avremo Mario 2D. Magari, magari. Giureresti un limone, concordo. Riesco a salire? Non così. Non così. Forse tipo... guardate che faccio. Guardate che bravura! Ci sono poche volte in cui ci sono dialoghi, ma quando ci sono durano un'eternità, è vero. Soprattutto all'inizio del gioco è davvero pesante, tipo tutta la scuola, tutto quel setup, no? Per dirti tutti questi personaggi, tutte queste cose che puoi fare. Poi ti lascia in pace. E i dialoghi sono pochi. Però, non lo so, a volte disturbano i dialoghi. E là, grazie per il follow, Ludovico. Benvenuto nel canale. Tipo, stavo esplorando per i cavoli miei, no? Stavo andando in giro per un'area. Semplicemente per catturare Pokémon, andare a prendere un pochino di oggetti, così, no? E il gioco mi interrompe e parte la cutscene, perché sono vicino a un campo del Team Star. E tipo, non mi interessa il Team Star in questo momento, sto solo esplorando. Ma il gioco invece no. Sei vicino a quest'area, quindi dobbiamo farti vedere 2 cutscene. Di 5 minuti. È un po' strano da questo punto di vista. Va bene, smetto di andare qui. Ciao a te Ludovico, tutto bene tu? Legomar dice ha comprato da poco un Nintendo 64 e un ED 64, l'Everdrive. Sta giocando al Romac di Benjamin Mario, bellissimo. E quale in particolare? Io non ho l'Everdrive, io gioco solo su emulatore. Ma deve essere affascinante perché ci sono giochi... che sono tipo 60 fps anche su Nintendo 64. Tipo alcune ROMAC di Case Manuar. Come Peach's Memory. Che gira a 60 fps su console originale. Poi di Banjo ci sono un sacco di hack interessanti. Dovrei giocarle prima o poi. Dovrei giocarle perché amo Banjo, sapete che amo Banjo. Compreresti il Nintendo 64 solo per giocare alle hack. Prima o poi devo giocare a qualche hack di Benja.
Quelle di Kaizu sono il top? Questa credo che non funzioni su Nintendo 64. Ma chiaramente appunto non posso provare. Hai trovato un Nintendo 64? Immagino che tu intenda 70, sì. Beh, è un bel prezzo. È un bel prezzo. Io ho tantissima nostalgia. Perché da bambino c'erano tipo negozi da me che vendevano videogiochi. Che hanno chiuso tutti praticamente. Ormai c'è tipo magari il GameStop. Ma quando ero bambino nella mia città c'erano dei negozi che vendevano videogiochi. E trovavi tipo questi giochi retro. Tipo eri nell'era Wii U per dire, no? Inizio era Wii U, tipo 2012-2013. E trovavi tutti questi giochi retro Nintendo 64 con tutte le custodie originali. E anche se magari andavo lì e non compravo niente, era bellissimo guardarli. Era bellissimo vedere quello che c'era. E pensavo tipo, oh, un giorno me li compro tutti. Beh, un giorno hanno chiuso, quindi non posso più. Ormai se vuoi comprare i giochi classici devi andare su eBay. O magari avere fortuna di avere ancora qualche negozietto aperto da te. Ti è capitato che un Pokémon fosse nascosto dietro un muro? Anche a me, parecchie volte. Parecchie volte. E la telecamera poi si glitcha attraverso la parete. I Pokémon hanno il vizio di spawnare fuori dalla mappa. Seriamente. Dove cacchio sta andando? Il bello di questo mondo è che non vedi niente. Vado lì. Aspettate un attimo, anzi, c'era una moneta qui, se non sbaglio. Da qualche parte. Scusate se vado un pochino così, mi perdo e non so cosa fare, ma fa parte, diciamo, del gioco, no? L'esplorazione, poi chiacchiero, magari mi distrago un po'. Comunque sì, ho nostalgia di quei negozietti. Sarebbe bello vedere tipo un Nintendo 64 Mini. Perché Nintendo ha fatto NES Mini, SNES Mini. Sarebbe bello un Nintendo 64 Mini, che poi ovviamente la gente modda e ci mette quello che vuole. Andiamo qui. Quante ne ho? Me ne manca uno in realtà. Mi manca solo una moneta, che è qua. Telecamera. Un attimo. Ecco qua. Vorresti recuperare Breath of the Wild, ma il prezzo fissa a 70. Dopo 5 anni dall'uscita ti fermo un po'. È salito a 70? È un po' una seccatura con Nintendo. I prezzi non scendono quasi mai. Salvo. Vediamo che c'è qui. Oppure no? Oppure no? Ah! Sempre stato 70. No, dai, al lancio era 60, no? Allora, io in realtà non lo so perché al lancio ho comprato tipo Switch e Zelda insieme. Forse qua è un'altra stella. Posso arrivarci così, credo? Su Amazon è 55. Eccomi. Sicuramente qua è un'altra stella, però vorrei prendere più monete. Vorrei trovare le altre monete così faccio la stella delle monete rosse e gialle insieme. Oddio, cos'è tutta questa roba qui? Ok. Qual è il punto di essere qui? A volte sì, è sceso sotto 50. Comunque sì, è da tenere d'occhio perché Nintendo ufficialmente non fa mai sconti. Oh, quasi mai. Almeno no. Mettiamola così, ogni tanto Nintendo fa sconti, però sono tipo 20% su Metroid Dread. Ma su Amazon ogni tanto si trova qualche sconto. Puoi fregare il sistema con i buoni shop da 99, così prendi Zelda e un altro gioco a 49 euro l'uno. Sì, è quello che faccio io. Io l'ho preso proprio di recente, il voucher di Nintendo. E ci ho comprato Pokémon e poi prenderò Zelda, appunto, Tears of the Kingdom. Allora, rompo questi blocchi. Ma non ci sono monete? Dove sono tutte le monete in questo livello? Scusatemi, sono a 27 ancora. Dove sono?
Forse c'è una piramide da qualche parte? E lei, il grigio, Bondi, come va? Va bene, io piglio la stella, mi sa. Sono perplesso, perché mi mancano tipo 73 monete. Deve esserci un posto molto ovvio con 73 monete. Ma intanto io piglio la stella delle monete rosse che è qui. Per me tutto bene comunque, grazie. Fregare il sistema, sì, è quello che vogliono. Per loro è conveniente, suppongo. Non risparmi neanche tanto, diciamo, ma è conveniente per loro che ti prendi comunque 100 euro in un colpo. Dentro le scatole di legno distruttibili, va bene. Qua c'è una scatola. L'ultima volta che c'era una missione simile, c'erano varie scatole in giro, però in realtà era solo l'ultima scatola che contava. Quindi diamo un'occhiata. Ho perso il filo. Qua non c'è nient'altro, no? No. Sabato è una partita dalle mie parti. Buon divertimento con la partita. Io mi dispiace un sacco ogni volta perché non riesco a seguire la pallavolo quanto vorrei. Mi piacerebbe seguirla di più la pallavolo, ma invece guardo solo le nazionali. A proposito di nazionali, ci sono i mondiali di calcio in questo periodo. Non li sto guardando per niente. E sono felicissimo di non guardarli per niente. Sinceramente credo che anche se ci fosse l'Italia non li guarderei. Ma il fatto che manca l'Italia non aiuta. Però si parla tanto del calcio, intanto siamo campioni del mondo di pallavolo. Campioni del mondo di pallavolo maschile, mentre quella femminile ha vinto la BNL invece. Quindi mi piace concentrarmi di più sulle cose, sugli altri sport per ora. Dove sto andando? Là sotto c'è una cosa, una scatola. Ottimo, ottimo, ottimo. La Serie A la guardo, la Serie A la guardo. Ma il mondiale no. Il mondiale in Qatar non lo guardo. L'Arabia, sì, l'Arabia Saudita ha vinto con l'Argentina. L'ho sentito perché appunto non l'ho guardato. Mi perdo i recuperi lunghi. Sì, ho sentito parlare dei recuperi. Cioè, che cavolo succede? C'era tipo una partita con quanto? 27 minuti di recuperi? Che succede? Come si fa ad andare a 27 minuti di recupero? Per chi non segue il calcio, magari vi starete chiedendo, ma è normale? No, non è normale! Normalmente sono tipo, ok, 0 minuti o magari un minuto nel primo tempo, poi 3, 4, 5 minuti nel secondo, no? Qua i mondiali stanno facendo tipo 10 minuti nel primo tempo e un quarto d'ora nel secondo. Il tempo effettivo è rimasto identico, wow! Ti mancano i mondiali del 2010 perché erano abbastanza memorabili? Sì, anche a me piaceva molto seguire i mondiali nel 2010, nel 2006. E ora... Bah, bah. Per vari motivi. Ah, dove sto andando? Ci saranno delle scatole di legno da qualche parte. Scatole di legno distruttibili. Allora... Allora, intanto la nazionale italiana, appunto, la sto seguendo un po' di meno, di calcio, ma l'organizzazione di questi mondiali è decisamente discutibile. Facciamo che invece di girare a caso così, vado su di qua. Andiamo qua. Forse sarà in cima quassù, vediamo. Ho avuto un momento di particolare accento siciliano, tipo, minchia, forse sarà in cima quassù. Quando sono eccitato mi viene il momento di sicilianità. Telecamera, telecamera.
telecamera. Ok, dovrebbe andare. Non va! Va tutto bene. Usi save state, va tutto bene. Ok, a proposito comunque di Nintendo 64, in questi giorni sto guardando... Oh mio Dio, sono molto bravo. Ho guardato un video di Zeltic, un canale in inglese, che parla tipo di vari segreti di lore di Zelda Ocarina of Time. E ha fatto anche un video di Breath of the Wild. Seguo sempre il canale. Ma ho visto ora questo video che è tipo 30 minuti di lore di Ocarina of Time, oh mio Dio. Amo Ocarina of Time, amo quel gioco. E non lo so, per qualche motivo mi interessa molto di più quello di Ocarina of Time rispetto a quello di Breath of the Wild. Anche se il gioco mi piace di più, forse, mi piace di più Breath of the Wild. Quando si tratta di segreti, lore, non lo so, c'è qualcosa di... ecco qua. Di magico. Per quanto può essere smielato, c'è qualcosa di magico in Ocarina. Mi interessa di più. Forse banalmente, tipo, è più vecchio. È affascinante perché è più vecchio. Però, non lo so. Mi sta piacendo molto guardare quel video. Se capite l'inglese ve lo consiglio. Il canale si chiama Zeltic con la K. Per quanto riguarda la serie di Zelda, tipo... amo la serie di Zelda quanto Mario, no? Bel salto! Molto bello, sono molto bravo! Dicevo, amo la serie di Zelda quanto Mario. C'è qualcosa di speciale in Ocarina of Time, Majora's Mask? Qualcosa nell'atmosfera, nella storia, nella musica, cacchio! Anche Wind Waker è tipo uno dei miei preferiti. Oddio. Sono più intrattenenti i video spagnoli. Non seguo nessuno youtuber spagnolo, purtroppo. Forse posso salire con un banale salto triplo, sono un genio. Forse. Ok. Va tutto bene, chat, va tutto bene. Ce la faccio. Chat? Ah, ecco. La stella è qui. È apparsa qui. Rompi. Mi piace che quando voglio romperli non si rompono. Ecco qua. No, ok, ci sono stato 10 minuti fa, ma c'era una cosa nuova in questa stella. Mi aspettavo che ci fosse qualcosa di nuovo. Mario, entra. Legno nei sotterranei? Esistono sotterranei? Ah sì, sono salito con salto triplo, hai ragione. Sono diventato più scarso negli ultimi 10 minuti. Ci sono giochi magici ripetibili, uno di quelli è Ocarina. Assolutamente sì. Qualcosa di speciale, non lo so perché, ma è speciale. Quali altri secondo te? Ah, prova a salire di nuovo lassù, magari ora si è aperto quel buco. Le radici sono legno sotterraneo. Vi ricordate l'albero dell'altro giorno? L'albero in cui ci siamo incastrati? Bei tempi! E là, Duraner! Come sta Fuecoco? Allora, Duraner mi ha scambiato un Fuecoco in Pokémon, grazie perché era lo starter che preferivo. Ma, allora, l'altro giorno ho fatto il sondaggio in chat per decidere il mio starter. E mi avete fatto prendere Sprigatito. Vabbè, scherzi a parte comunque, ovviamente... è stato divertente che l'avete scelto voi. Ovviamente non è che mi dispiace, Sprigatito, va benissimo così. Però Duraner mi ha passato Fuecoco e l'ho chiamato Fairo, in suo onore. Il mio Fuecoco si chiama Fairo. L'ho fatto evolvere in... Skeledirge. Forse spoiler, il nome non me ne frega, è solo un nome. Quindi, sta bene. Torniamo di nuovo qua.
Ecco qua, stavolta me lo ricordo. Sì, si può cambiare il nome. Stavolta sì, puoi cambiare il nome anche dei Pokémon scambiati. Oh, ecco qua. Forse mi conviene prendere le monete prima di entrare. Sì, io dico Fyro invece di Firo. Ho paura che mi convenga prendere 100 monete prima di entrare, almeno quelle monete. Oddio, quanta roba c'è qua? È un altro livello intero, tipo. Chat. Perdonatemi, ma io prendo le monete. Scendo a prendere un po' di monete. Perché sicuramente là ci sono le monete necessarie per fare 100 monete e prendere la stella. Feroci. Duranar come lo dice? Duranar dice Fyro oppure Firo? Perché era il suo vecchio nome, quindi dovrebbe essere la sua la pronuncia canon. A te non lo fa cambiare, forse in quelli stranieri non lo fa. Non lo so. Qua c'è un'altra moneta. È un Fuecoco con caratteri giapponesi. Fyro, ok, quindi uso... dico Fyro anch'io. Dirò Fyro. Continuerò a dire Fyro. Forse con gli amici può essere. Ma sinceramente non c'è un motivo per non farlo in generale. Ma va bene. È una limitazione un po' scema, ma ci sta, dai. Ok, sono 18, 19. Si arrivava intorno a 20, se non sbaglio. Mi mancano ancora 4 monete. Telecamerina. Ok. Negli angoli, se non sbaglio... Ok, qua ce n'è una. Là ce n'era un'altra. Comunque, per me... per tornare un attimino al discorso dei giochi, quei giochi memorabili, iconici. Che succede se spingo al massimo qua? Un attimo. Mi schiaccia? No. È tipo la fisica di Minecraft, non cambia. Quei giochi memorabili per me, magici, sono appunto Zelda, Ocarina of Time, Majora's Mask, Mario 64 ovviamente. Beh, è difficile poi definire cosa rende un gioco a quel livello. Ma probabilmente tipo... Paper Mario, Portale Millenario? Chrono Trigger? Castlevania, Symphony of the Night? Non lo so. Banjo è fantastico, Legomar dice... I migliori del Nintendo 64 sono Banjo, Mario e Zelda, sono d'accordo. Personalmente non sono mai stato un grande fan di Star Fox, per esempio, no? È una serie molto amata, a me non è mai piaciuta. Ma i miei preferiti sono appunto Mario 64, Banjo-Kazooie, Zelda Ocarina of Time e Majora's Mask. Dove sto andando? Non vado! Qua ci sono forse monete rosse che non ho preso, sì, qua ce n'è una. Tanti giochi validi, sì. Paper Mario, ovviamente. Il primo Paper Mario. Piglia la moneta, piglia la moneta. Ecco qua, 27. E ora possiamo proseguire. Andiamo nel sotterraneo. Per scendere bisogna prima salire, quindi andiamo di nuovo. Comunque chat, siamo molto vicini alla fine del gioco. Così arriviamo a 42 stelle e mancherà solo un'area. Almeno credo che arriviamo a 42. Scusate, questo gioco ha... 48 stelle, se non sbaglio. Questo vuol dire che la prossima area ha solo 6 stelle? Oppure quest'area ad averne solo 6? Dove sta andando? Nel posto sbagliato? Ecco dove. Ah, i cactus, è vero! Sono i cactus di Minecraft! Credo di sì. Credo proprio di sì. Ok, qua che devo andare. Sali Mario, sali Mario. Mario effettua la salita. Chiaramente quando sbaglio non è colpa mia, è colpa di Mario.
Ok, ho imparato. Ho imparato. Ho imparato. Uff. Comunque sì, anche per me è la top 3. Ho un rapporto un po' particolare con Majora's Mask, ogni tanto ne parlo, no? Per me Majora's Mask diventa più bello più sei lontano da quel gioco e più diventa bello. Perché l'atto di giocarci lo trovo un pochino pesante, un pochino seccante, sinceramente. Con i loop, e tornare indietro nel tempo, ripetere alcune cose, alcuni puzzle, alcune meccaniche sono un pochino ripetitive. È decisamente più pesante rispetto ad Ocarina. Ma quel gioco ha un'atmosfera fantastica, storia fantastica, musica fantastica. Eccoci qui. Guardate, c'è un salto a parete! È la prima volta in questo gioco che c'è una sfida con salto a parete, wow! Cosa può andare storto? Bene, bene. E la Befuzz, Bondi, come va? Perché non parlo mai di Twilight Princess? Bella domanda! Perché non si è mai presentata l'occasione di parlare di Twilight Princess? Bene, sono molto bravo. Ma adoro Twilight Princess. Come dicevo l'altro giorno, non ci gioco dal 2006, quindi non è fresco nella mia memoria. Ma oddio. Credo genuinamente che Twilight Princess abbia la musica migliore dell'intera serie. Oddio! Il fatto è che non vedo dove sono. Ah, così è meglio. Così è molto meglio. Ora vedo. Quella colonna sonora ha un qualcosa di magico. Oggi sto abusando la parola magico, ma è davvero bella. Ho perso una moneta. Facciamo che no. Ho paura che ci siano tipo esattamente 100 monete e basta. Perché prima è capitato in un altro mondo. Vieni qua, vieni qua. Vieni qua. Passi per un saluto. Va bene, grazie. Spero tutto bene. Spero che la tua giornata vada bene. Apprezzi il saluto. Purtroppo se scendo qua crepo. No dai, non è possibile che devo prendere le monete. Tutte e due. Non è possibile, credo, per chi ha fortuna. Dove finiscono? C'è anche a Luigi, comunque, buona giornata. Ok. Ci riprovo ancora una volta e poi lascio stare. Magari lo lascio in vita. Lo lascio in vita e ci torno dopo se necessario. Vieni. Va bene. Tu vivrai. Sistema la telecamera, saliamo. Twilight Princess, spero davvero che lo portino su Switch, assolutamente sì. Ok. Ma ok, ma qua non ci sono 100 monete, non possono esserci assolutamente 100 monete, perché tutto qua è livello. È già finito. È già finito? Ok, quindi qua mi sa che ci sono solo 6 stelle e la prossima area ne avrà 7, credo. Presumo. Ora, domanda. Dov'è la prossima area? Allora, qua era questa. Questa l'abbiamo già fatta, no? Il giardino dei... Oh no, ok. No, ok, qua mi manca roba. Qua manca parecchia roba. Stella irraggiungibile. Che serviva qui? Oh, è questo mondo! Chat, è questo mondo! Ah, un attimo. Si può scendere? No, mi sa di no. Duraner ha un piano. Ok, sinceramente è passata una settimana di nuovo e non mi ricordo più. Perché non potevo prendere le altre stelle, quindi diamo un'occhiata. Diamo un'occhiata. Comunque mi scuso, tra virgolette, se magari l'hack non è... Come dire...
Faccio molti save state, mi rendo conto che faccio molti save state, torno indietro, quindi non è... Tipo, stella, 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 stella. Quindi magari un pochino lenta. Però mi piace perché è una scusa per parlare. E questa musica non aiuta. Ehi, guardate! C'è una palla! Proviamo ad entrare. Oh, che strano, sono rimasto bloccato! Va bene. Stelle irraggiungibili, ok, perché mi manca il Metal Cap. Ok, manca il Metal Cap. C'è una moneta rossa lì sotto. Le monete rosse le ho già fatte, se non sbaglio. La seconda missione era monete rosse. Se ricordi c'era tipo... Esatto, la moneta rossa dentro il tronco, che non trovavamo. La stella è quassù. Chiaramente non si può fare così, vero? No. No, per niente. Questo è un piccolo problema. Perché non ho idea di dove sia il Metal Cap. Serve il Metal Cap qua per andare avanti! Terremoto, terremoto! Serve il Metal Cap per andare avanti, ma non ho idea di dove sia! Parlami. Ah, che male. Cosa, Mario? Perché se... Che ci fai qua? Mi sono rotto la gamba, non ho voglia di parlare con nessuno. Forse l'ho già letto, questo. Ok. Posso uscire così? La risposta è no. Come esco, quindi? Posso uscire solo morendo oppure prendendo una stella? Vediamo se questa mi parla. Ah no, questa è quella di prima. Ok, ho due opzioni, chat. Stella o morte? Qual è la più veloce? Il Metal Cap. Dove cacchio sarà il Metal Cap adesso? Forse c'era una stella qua vicino. Tipo salendo qua c'era una stella? Ma il bello è che comunque qua mi mancano un mucchio di altre stelle. Cioè, dove cacchio sono tutte le stelle? Ah! Va bene, allora. Prenderò questa stella oppure morirò provandoci. Dentro una palla. Proviamo, vediamo se è vero. Proviamo a vedere cosa c'è nella palla. Oh, strano, mi sono bloccato! Strano! Bene, telecamera. Rimani ferma, rimani ferma! Perfetto, esattamente quello che volevo. Sono uscito dal livello. Bene. Oh no! È uno di quei livelli in cui muori all'infinito. Chat. Ok. Non si può uscire così. Vuol dire che devo prendere una stella qua per forza. Non è quello. Mario, sali! Quando Mario sbaglia, la colpa è di Mario. Quando invece faccio la cosa giusta, è merito mio. Quando sbaglio, è colpa di Mario. Sì, non hanno messo che ricarica la vita quando esci. Non ho idea di come funzioni perché non ho mai fatto hack di Mario 64. Ho fatto roba di Mario World, ma mai Mario 64. Mario! 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 Ok, ecco qua la stella. Quindi, quello che ho ottenuto è solo che sono riuscito ad uscire dal livello. Ora, dov'è il teletrasporto?
Todd, parlami. Schifo. Ehi, Mario, sei tu? Comunque, mi presento, sono il re del castello dei Todd. Il re! O senti che tu ci stai aiutando per riprendere tutte le ultrastelle che ha rubato Bowser. Sei davvero un eroe, ma tralasciando questo, sai da che parte è scappato Bowser? Perché io oggi ho sentito che Bowser questa mattina è entrato di nascosto nel castello mentre noi stavamo dormendo e ha rubato tutte le ultrastelle che ci servivano per il nostro progetto segreto. Se mi sbaglio, è scappato dalle porte che hanno bisogno delle chiavi per essere aperte, quindi dovrai prendere le chiavi per aprirle. Per cui non sarà un lavoro abbastanza semplice, però so che tu sei una persona molto allenata per fare una cosa del genere, per cui credo in te. Non hai detto niente! Non mi hai detto niente! Hai parlato tanto e non hai detto una mazza! Non mi aiuti così! È tipo, Mario, devi prendere le stelle. Mario, devi prendere le chiavi. Grazie al cavolo, dove sono? I Todd. Un altro motivo per odiare i Todd. Comunque, allora, l'autore della hack ha lasciato un commento nel primo video, nel video della parte 1. C'ero stato qua? Non mi ricordo. Ha lasciato un commento, diceva che praticamente il tool che ha usato non permetteva di mettere virgole, quindi è per questo che mancano. Sta cercando di migliorare. Scusate, come ho fatto a fare il giro? Scusatemi! Ah? Ci sono due porte qui. Vado qui. La porta a destra. Che mi porta qui. Salgo. Porta qui. C'è roba? No, lì c'è un muro. Chat, sono in PT. Questo è Silent Hills. Questo è tipo il prototipo di Silent Hill. Fai il giro e fai il loop e torni indietro. Sono condannato per sempre a vedere questo Todd. Non... Ok, non so se tipo c'è una strada alternativa da qualche parte. Pare di no. Ok, si può tornare indietro almeno. Ma rimane il fatto che non so dove andare. Questo è il momento in cui guardo un video! Guardo un video del gioco perché non so dove devo andare. Ok, facciamo così. Questa è la parte in cui appare una schermata nera nel video su YouTube che dice: sto andando a guardare un video! Video sempre di Ozzy, lo stesso dell'altro giorno. Fin qua c'eravamo? Ah, puoi scendere qua! Io pensavo che fosse un burrone, no? Scusate, pensavo che andando lì c'era un burrone. E invece no, puoi andare e c'è un tubo. Questa è la parte in cui il video riprende e adesso so dove andare. Ho mancato una cosa nel livello del deserto, so parlare. Mario, entra. Mario, entra. Mario, entra. Mario! Mario! Va tutto bene. Profondo, in effetti mancava una stella qui. Mancava una stella, sono un genio. Mario entra, Mario esce. Allora, devo tornare di nuovo lassù. Dov'era? Qui. C'è una cosa che a me non piace molto in Mario 64. Amo quel gioco, come dicevo prima, amo Mario 64. Ma se c'è una cosa che non mi piace molto... è che in alcuni livelli devi tornare sempre nello stesso punto per fare le stelle successive. Per esempio TikTok Clock, devi scalare sempre la stessa strada, solo che ogni stella è tipo un passo più in là. Quindi la scali la prima volta, poi fai di nuovo, ma un passo più in là. Poi di nuovo, ma un passo più in là. Poi di nuovo, ma un passo più in là. E questo livello in questo momento mi ricorda un po' quello. Devo tornare qua 10 volte, ogni volta c'è una stella diversa. Però ogni volta bisogna rifare la stessa strada, che non è molto emozionante. Mario! Ok.
Però almeno ho imparato. Sono un giocatore migliore rispetto a 10 minuti fa. A proposito di essere un giocatore migliore, comunque. Sono molto bravo. Continuerò a fare gli speedrun appena finirò con questo aeromac. Mi tornerò a fare speedrun di Mario 64. Sto cercando ancora di ottenere il mio primo sub 20 16 stelle. Mario entra. Mario? Mario? Perché sei qua bloccato, Mario? Che succede? Perché non entra nel... Ah, ok. Ok. Quindi farò 70 stelle poi in futuro. Un buco nero. Ha iniziato a giocare a Mario Rabbids Sparks of Hope? Sì, l'ho finito. Allora, su questo canale siamo un team di persone diverse. Quindi su questo canale in realtà è stato... Forse posso arrivarci da qui? È stato Ittio di noi a giocarci. Quindi in questo canale abbiamo fatto Mario Rabbids e in realtà ci sta ancora giocando. Venerdì ci sarà la prossima parte, venerdì sera. Potrebbe essere l'ultima perché è verso la fine. Per quanto mi riguarda invece ci sto giocando in privato, perché appunto lui, Ittio, gioca sul canale, io invece sto giocando in privato. E mi è piaciuto molto. Mi rendo conto che l'ho spiegato con molte parole, per spiegare una cosa semplice ci ho messo molte parole. Ma comunque... Ah no, aspetta, non posso fare così. Devo selezionare l'ultima stella. Ok. Dicevo comunque... io ho giocato a Mario Rabbids in privato per conto mio e mi è piaciuto molto. Ho intenzione di recensirlo, quindi scriverò una recensione nero su bianco nei prossimi giorni. Ho già iniziato a scriverla, ma devo finirla, devo farla per bene. Ok, saremo qua di nuovo, perché stavolta devo andare da Bowser, da Bowser. Gli stream di Ittio comunque sono di sera, sono alle 9 di solito. Quindi se volete seguire la parte finale probabilmente di Mario Rabbids sarà di sera. Venerdì. Bene! Ieri no, non l'ha fatta. Questa settimana può farlo solo di venerdì. Ho avvisato lunedì, ho avvisato inizio settimana che questa settimana sarebbe stato di lunedì, venerdì, scusa. Sono bravo, ce la faccio. Ok. Entriamo lì. E stavolta andiamo nel tubo. Ecco qua, Mario è quasi morto, ma va bene. Se Mo sconfiggerai Bowser, prenderai la chiave che ti farà passare all'ultimo livello, dove sarà presente la stella che prendendola potrai ridare tutte le ultra stelle che Bowser ha rubato. Ok. C'è un problema. Questo Bowser mi darà la chiave, giusto? Non so dove è la porta. Non ho idea di dove sia la porta. Ma va bene. Telecamera? Perché il mondo è scomparso? Va bene. Cos'è questo Pokémon Scarlatto e Violetto? Che la telecamera passa attraverso il mondo? Ok. Ah, cavolo, di nuovo! Mi hai battuto! Benvenuti in uno speedrun. Bravo. Dialoghi vuoti. Comunque, la prossima volta verrò più forte di prima. Ora prenditi queste chiave. Grazie, Bowser. Ecco qua. Ora abbiamo una chiave. Dov'è la porta? Non ne ho idea. Forse questa è la porta. Era questa, bene. Ero confuso perché credevo di essere entrato da qui, invece no. Mi sa che questo è l'ultimo livello. Finiamo il gioco oggi? Beh, è l'ultimo livello.
Bowser in the Sky? Allora... Mi mancano 6 stelle in teoria, non so se fare al 100% o no. Credevo che sarebbe stata la penultima parte perché non ho molto tempo oggi, però... Potrei finirlo, potrei finire oggi. Do un'occhiata veloce al video di prima, un attimo. Quindi questo video, ripeto, è di Ozzy. Seguite Ozzy perché ha fatto l'intero gioco senza save state, quindi è molto più bravo di me. Quindi batte Bowser e dove va? Dove cacchio va? Scusa, allora, qua c'è il Metal Cup, no? Ma dove si attiva il Metal Cup? Intanto c'è Mario che... Anzi, ma è sottofondo. Non ho idea di dove sia il Metal Cup. Forse era prima? Questa hack è un pochino anche un puzzle, in un certo senso. Perché devi riuscire a trovare... Devi riuscire a capire dove devi andare. No, non ho proprio nessuna idea di dove sia. Nope, non la trovo. Beh, chat. Ho una proposta. Io ora finisco il gioco, con 42 stelle. Vi mando il link in chat. Vi invito a provarci, se volete. Ci sono ancora molti misteri in questa hack che non ho risolto. Per esempio, appunto, dov'è Metal Cup? Dove sono le altre stelle nel livello con gli alberi? Quindi siete totalmente invitati, oddio, a giocarci e a trovare questi segreti. Vi rimetto anzi ora il link in chat. Il link è... questo. Giocateci. Provatela. Tra l'altro appunto il creatore ha detto che sta arrivando una patch, quindi dovrebbe arrivare una versione nuova migliorata. Se volete magari aspettare quella o se volete provare questa versione, fate voi. Magari quando vedrete questo video su YouTube sarà già uscita, non lo so. Ma comunque, giocateci. Nella descrizione metterò pure il link. Ma io ora vado a finire il gioco. Mi accontento così, mi accontento di 42 stelle, suppongo. Ok, qua c'è una stella, quindi come non detto? Ah no, non era una stella vera. È Bowser! Va bene. Ah, ci sei proprio cascato! Quella stella non era la stella che ridava tutte le ultrastelle ai Toad. Era una trappola. Se vuoi la vera stella che ridarà tutte le ultrastelle ai Toad, prima dovrei battermi. Bene, momento speedrun. Beh, qua sembra uguale al gioco normale, credo. Quindi, guardate come sono bravo con le trove di Bowser. Guardate che speedrunner che sono. La telecamera è un po' diversa, credo che la piattaforma sia un po' diversa. No! Sono andato a sbattere col culo di Bowser! No, mi riporta qua e muoio all'infinito! Io mi stavo vantando per quanto ero bravo. Oh, guardate, trovo perfette. E poi mi sono... piazzato tra le chiappe di Bowser. Ebbene sì, il culo di Bowser mi ha sconfitto. Va bene. Carica 6 state. Lecomar dice che il luck gli è piaciuta, non è male. La proverà sicuramente, mi fa molto piacere. Una cosa che adoro della rubrica dei fangame è farvi scoprire fangame nuovi. Non è detto che magari li finisco tutti al 100% o che li finisca affatto. Però mi piace molto l'idea di farveli scoprire. Poi magari, se volete, se vi piacciono, ci giocate voi per intero. Ah, la telecamera era storta e io sono scarso. Oh, mi ero scordato! Bene, bene. Ah, vediamo l'immagine che ha linkato Turrener.
scusami, cos'è? Allora, è un glitch di Pokémon Scarlatto e Violetto? Oppure è una corruzione? Perché ho visto che hanno già corrotto il gioco. Ho visto che hanno già montato il gioco per corromperlo. E il bello è che il gioco è realmente così rotto che non si distingue. Non si distingue se è una corruzione o se è un glitch vero e proprio che c'è normalmente nel gioco. Credi che sia un glitch? Grazie, Game Freak. Ok, ora scherzi a parte, battiamo Bowser. Scherzi a parte, ecco qua, come si batte Bowser alla perfezione. In Super Mario 64, per Nintendo 64, creato da Nintendo. Così. Lentamente, ma... senza correre rischi si fa così, poi così. Questo non è uno speedrun, devo solo vivere. Ok, ora non vado a saltare verso il culo di Bowser. questa è l'ultima. Perfetto! Sono bravo. E ricorda di cuocere Bowser a fuoco lento, sì. Vieni qua, Bowserotto. Bonzer. Vieni. So long, Bowser. E ora parte la fase 2. Ok, un attimo. Ah! Ok, scusa, hai vinto tu. Tieni la stella che stavi cercando. Spazio vuoto. Però... sappi... che... la prossima volta verrò meglio di prima! Quindi, attenzione gente, la prossima volta Bowser verrà meglio di prima. Non vedo l'ora per il sequel di quest'hack. Questo è tutto! 42 stelle! Quant'era il totale? Quindi non mi ricordo se era 46 in realtà o 48. Era 48, ok, quindi ne ho mancate 6. Ma dai, mi accontento. Quindi probabilmente sono tutte nel mondo... nel mondo con gli alberi. Credo. Allora, forse sono nel mondo degli alberi e forse ce ne sono una o due nel livello della... del Metal Cup, che non so ancora quale sia. Beh... applausi, è stata una bella hack, mi sono divertito. Ha i suoi problemi, specialmente problemi del crash, del soft lock. Sì, Zelda stavo dicendo, Zelda. Peach è invisibile. Ha i suoi problemi, ma sono problemi che si possono risolvere con qualche patch. Un po' come Pokémon. Oddio, i Toad, ho salvato i Toad. Ah, questa è la cutscene quando c'è Peach in mezzo ai Toad. Solo che non c'è Peach. Quindi ora c'è Mario che dà un bacio al nulla, immagino. Oh, la voce di Peach. Mario che vola. Guardateli! È tutto grazie a me. Guardateli. Guardateli. Li odio così tanto. Ecco il Toad che se ne va. Col Goomba che passeggia allegramente. Beh dai, carina. È stata una bella hack, dai, mi sono divertito. Credo tra l'altro che sia la prima hack di questo autore. Ovviamente sì, perché è la prima hack italiana. Quindi è anche la prima hack appunto di Afertus Gamer. Quindi... secondo me un bel lavoro per aver fatto la sua prima hack. E spero che faccia altre belle cose. No, Mario è morto! Mario è morto! Nei credits! Plot twist! Plot twist! Ma come? Ma, ok!
E mi ha messo qua per qualche motivo. Mi ha messo qua. Ma... Grazie per il follow, Broterano. Grazie, benvenuto nel canale. Oh, benvenuta. Ma con Broter, presumo fratello. Benvenuto. Non hai visto cosa è successo? Mario è morto nei credits. chiudiamo così. Grazie per aver guardato Super Mario Ultra Stelle. Ci vedremo con i prossimi fangame, giocherò ad altre hack di Mario 64, giocherò anche altri fangame che non sono Mario 64. Quindi non so, Mario World, un po' di giochi fatti da zero. Quindi ci vedremo con i prossimi giochi, se volete, andremo avanti nei prossimi giorni. Ma per oggi è tutto, grazie per aver guardato.